coscienza, ma soprattutto consapevolezza di avercela messa tutta. Purtroppo non è bastato, come mai? A mio avviso abbiamo avuto degli episodi sfavorevoli. L'arbitro ha compromesso la gara, ho parlato pure a fine gara con lui. Per me in partite così delicate, soprattutto con un campo dove non ti permette di giocare, l'episodio è fondamentale. C'era un fallo di mani sul primo gol, poi da lì calcio di rigore per noi, però non cerchiamo alibi, ma la realtà è questa. Io sono tranquillo, non mi faccio la testa e cerchiamo di guardare il bicchiere mezzo pieno. Scusa Ciccio, fino ad un cambio di idee con la Rastelli, gli ha detto partita praticamente perfetta, non nulla da rimprovere al ragazzo, è riuscire a testa alta, partita condizionata dagli episodi. Noi abbiamo commentato il fatto che dopo il 2-0 non abbiamo visto la reazione della squadra in campo, cioè sembrava come se si fosse spento la luce. No, ho visto, abbiamo cambiato un modulo, ci siamo messi con 4-4-2, due esterni con Catania e Bariti, due punte centrale. Il gioco da fare purtroppo era quello, arrivare sulle fasce, crossare, magari una mischia, una ribattuta e via. Ci siamo riusciti poche volte, però ripeto, la partita, soprattutto il primo tempo, era quella. C'era un equilibrio, anzi abbiamo avuto qualche occasione da gol noi in più rispetto a loro, non l'abbiamo sfruttata, quindi ripeto, l'episodio era contro di noi e oggi abbiamo pagato questo. Senti Ciccio, nel primo tempo l'Avellino ha avuto due clamorose occasioni per passare in vantaggio, guarda caso tutte e due procurate come assist da Ciccio Millisi. Questo vuol dire che il capitano è veramente tornato? No, ma io ci sono sempre stato, io do il mio contributo, do il massimo sempre, ogni volta che vengo chiamato cerco di essere presente, quindi questo deve essere d'esempio verso tutti, chi sta fuori, chi gioca, chi va in tribuna, che siamo tutti utili e nessuno è indispensabile, quindi la vera forza deve essere questa, siamo secondi in classifica, non dobbiamo abbatterci. E soprattutto dobbiamo pensare a queste due gare con la Paganese e Benevento, perché può essere controproducente. Ciccio, per dimenticare queste ultime due partite, Barletta può essere una partita importante, una svolta per di nuovo un filotto di vittorie, visto come ad Andria tu e Raffaele vi siete portati la squadra sulle spalle? Ma mancano 11 gare, ogni partita è una finale ormai per noi. Noi siamo lì, siamo secondi, ripeto, dobbiamo vedere questa classifica lato positivo e non negativo, che veniamo da due sconfitte, perché adesso andiamo ad Andria non è facile, una partitaccia come lo era, scusa Barletta, come lo è stata ad Andria, è stata una partitaccia, quindi dobbiamo andare lì concreti, concentrati e soprattutto dimenticare queste due sconfitte, che prendere gli spunti positivi di queste gare e ripartire più forti di prima. Da capitano ti chiediamo, in settimana si chiariranno, visto che giustamente i motivi per cui sono stati studi Fabbro, Angulli ed Herrera, la Stella gli ha motivato scelte tecniche che non si contestano e ovviamente non cambia niente anche alla luce del risultato di oggi, però comunque segnale di qualcosa che non va bene all'interno dello spogliatoio, in settimana chiarirai anche tu da capitano? No, ma domani ci sediamo un attimino tra di noi, discutiamo, parliamo un attimino, se qualcuno ha dei problemi extra calcistici cerchiamo di aiutarlo, di stargli vicino, però non credo ci siano problemi di gruppo, perché me ne sarei accorto e non saremmo secondi, quindi se qualcuno ha dei problemi è giusto chiarirli prima possibile, perché mancano 11 gare, devono essere 11 finali e tutti quanti abbiamo bisogno di tutti. Ciccio, questa è una squadra che però i derby non li sa affrontare, dice veramente il volume di maggio, questo era piano, ma ci serve veramente per con le squadre campane e le squadre sane. Per me non è un problema, li voglio perdere tutti, il derby, basta che poi vinco e raggiungo l'obiettivo finale. Però sapere che queste partite valgono tantissimo, perché il derby.
Ma non mi preoccuperei più di tanto, ripeto, sono secondo, non mi fascio la testa, se no parlo con la proprietà, il prossimo campionato faremo una squadra solo per i derby, non mi preoccupa a me, è normale far piacere vincere il derby perché comunque è bello vincere, però ripeto, io guardo l'obiettivo finale e l'equilibrio che mi porta fino alla fine, di certo non sarà il derby che mi metterà agli ostacoli. Scusa, è capitato con la Padanese, è capitato anche quest'oggi, cioè è sembrata una squadra che per oltre 50 minuti aveva il possesso di palla nonostante la terza posizione meglio, poi dopo crolla. Padane è stato evidente, ma è sembrato anche oggi, proprio guarda caso dopo la uscita. No, ma non è una questione di crollo, ripeto, era una partita abbastanza equilibrata sul filo del rasoio, poi c'è stato un episodio contro, al primo tempo c'è stato un rigore non dato e lì ci siamo un attimino non abbattuti, però demoralizzati a livello inconscio, questo non deve capitare, è capitato a Pagani, abbiamo preso il gol del pareggio e lì c'è stato il crollo, ma oggi non ho visto una squadra che ha crollato, abbiamo lottato, però ripeto, l'episodio è stato contro e abbiamo perso. Analizzando un pochino la classifica alla mano, penso l'avrai vista la Rocellina e lì è un tiro di schioppo, vero che la Latina ha 5 punti, però togliendo la gara che non viene lì sembra. Una classifica si fa, inizia ad essere pericolosa, al di là della forza dell'Avellino che conosciamo tutti, però dicevamo prima Barletta è una delle gare in cui in casa abbiamo sofferto di più, per molti non lo ricordano, con Barletta abbiamo sofferto, quindi sarà una gara pesantissima, oltretutto il terzo ultimo in classifica, quindi sarà un ambiente molto importante. Al di là di tutto questo, ti inizia ad avere paura la classifica così corta? No, ma io me l'aspettavo, perché squadre come Nocerina, Benevento e Compi, ero sicuro che alla fine venivano su, quindi me l'aspettavo, non è una cosa, non è un'improvvisata tutto ciò e quindi mi mette paura. Sapevo, noi dobbiamo pensare a noi, lottare partita dopo partita, consolidare almeno il secondo posto, con la speranza che il Latina vada a Padana e va a perdere punti, quindi noi dobbiamo combattere, domenica e sabato abbiamo una finale direi, perché Barletta non è facile, oggi ha perso, quindi troveremo una squadra guarita e noi dobbiamo esserlo più di loro. Ciccio, faccio a te la stessa domanda che ho fatto al mister, purtroppo il campionato depone in questi termini, l'Avellino quando subisce gol poi purtroppo non rimonta più, che succede nella vostra testa? Che succede? Non lo so, sicuramente noi pigliamo dei gol magari in un momento dove non meritiamo, quindi lì c'è un attimo di appannamento, poi ripeto, non riusciamo a gestire la gara nelle migliori situazioni perché alle volte l'episodio ci va contro e quindi ci si abbatte, però ripeto, è una cosa che dobbiamo migliorarla singolarmente, non è una cosa a livello collettiva, ma ripeto, non mi preoccupo, sono secondo e mi guardo avanti. Senti, non ti preoccupano nemmeno 6 gol in 2 partite e un gol segnato, questo che significa? Che qualcosa si è rotto all'interno della squadra, gli equilibri sono saltati. 6 gol per una squadra che fino alla partita di Magari aveva la difesa meno battuta. Adesso che è successo in questa partita? Io non mi preoccupo, ripeto, 6 gol, sì, so 6 gol e un gol fatto, però non mi preoccupo perché vedo una squadra in salute, un gruppo solido, quindi non credo che ci siano dei problemi sotto questo punto di vista e sono sicuro che sabato faremo una grande gara e vinceremo.